carissimi utenti, siamo qui collegati da Panni, un'altra realtà sportiva in provincia di Foggia. La squadra in seconda posizione a quota 19 punti, a 7 punti di distacco dallo Sporting Team Accadia. Oggi cerca la vittoria contro il Carife. Siamo qui con l'allenatore Spada. Ecco, mister Spada, quest'oggi sarà una partita molto complessa, ma è il punto cruciale per poter capire se voi possiate in realtà raggiungere l'Accadia, vero? Sì, effettivamente questa è una partita molto, molto difficile, perché sappiamo quando giochiamo con le squadre che stanno dietro di noi magari si approccia alla gara con una mentalità sbagliata, e oggi diciamo che è la prova. Oggi il campo ci metterà alla prova se effettivamente abbiamo quella maturità giusta per poter puntare alla vittoria del campionato. Ecco, secondo lei quest'oggi lei giocherà con un 4-2-2, oggi farà un esperimento lei in pratica, con un 4-4-2 farà un esperimento, giusto? Cercherà di variare il modulo durante la partita, a quanto ho potuto capire, quindi farà una sperimentazione di questo tipo? Sì, il nostro modulo abitudinario è proprio il 4-4-2, però oggi intendo iniziare proprio con questo modulo e in fase di gara puntare poi con tre punte davanti. Il suo esperimento consiste in pratica non far giocare il goleador nel primo tempo, a quanto pare, e poi di farlo giocare successivamente. Questa è una sua tattica in pratica. Ecco, perché ha scelto questa tattica? Allora, l'ho scelto prima di tutto per motivare comunque tutti i ragazzi, è la cosa principale, perché sì, è vero vincere il campionato, ma quello che a noi interessa principalmente è fare gruppo, essere amici prima di essere vincitori o campioni o goleador. Ci sono dei ragazzi che fino ad ora magari non sono mai partiti titolari e oggi ho voluto dare fiducia a loro e per vedere la maturità anche dei titolari, come rispondono a questa mia decisione. Scusi, ma poi lei nei spogliatoi ha affermato in modo molto schietto in pratica che i ragazzi già nel primo tempo possono fare tantissimi gol o in tutta la partita? Allora, io quello che chiedo sempre a loro è di dare il massimo nel primo tempo, in modo che da, come ho detto nello spogliatoio, da stordire l'avversario. Lo chiedo sempre a loro e devo dire che ci riescono bene. Poi nel secondo tempo, ecco, con i cambi, col cambio di modulo, quindi destabilizzare un pochettino quelle che sono le sicurezze degli avversari e continuare nella nostra gara per vincerla. Bene, ecco, pubblico, squadra qui a Panni, come questo rapporto? Direi ottimo, perché nonostante fossimo lontani dalle altre realtà, dalle altre realtà calcistiche, comunque abbiamo dei sostenitori che ci seguono ovunque e anche il clima, diciamo che non è clemente, eppure riescono a scendere ogni domenica, ogni sabato qui al campo per vedere i propri colori.